Alla fine la vittoria è andata al campione in carica 2018, il giovane Raffaele Marchi di Pegnana, che anche quest'anno si è imposto per le sue mondine cotte davvero bene, sbucciate in padella senza bruciature. Raffaele ha vinto distanziando gli avversari con 175 punti ottenuti dalla giuria. Al secondo posto l'assessore barghigiano alla montagna Pietro Nesti, che ha migliorato il terzo posto dello scorso anno con 159 punti. Dietro di lui a 148 punti un altro barghigiano, Daniele Lazzarini, outsider che non era tra i favoriti e che in sordina si è invece imposto sulla agguerrita concorrenza fatta anche di veri e propri professionisti della mondina cotta in padella, come il garfagnino Oriano Regoli. Quest'anno è stato assegnato anche un premio speciale all'unica donna partecipante, Anna Turicchi. Si è chiusa così la prima giornata di Barga Castagna 2019, anticipata di un giorno causa le previsioni meteo non ottimali per sabato e domenica, e quindi partita con un fuori programma già dal pomeriggio del 1 novembre. La gara nazionale dei mondinai era comunque già programmata ed è stata tra i piatti forti della giornata. Un evento fortemente voluto dagli organizzatori, Adcom Barga e Proloco, insieme all'Associazione Città del Castagno. E per essere solo la seconda edizione mi sembra che stia andando bene, abbiamo un numero di partecipanti giunto sul passaparola, ma comunque più alto di quello dell'altro anno. L'entusiasmo è tanto, vedo che la partecipazione del pubblico è più che soddisfacente. Per il resto, il pomeriggio di venerdì scorso è stato caratterizzato, come del resto la sera della gara, da una bella partecipazione di gente e da un bello entusiasmo, condito dalle tante proposte gastronomiche legate alla castagna offerte nella giornata da tante associazioni locali. Ora è tempo di fare il triste, visto che la manifestazione si è svolta anche sabato 2 e si chiuderà domenica 3 novembre.